Ci vorrà almeno una settimana perché i ragazzi delle Raffaello possano tornare nelle loro classi. Tanto sarà infatti necessario per riparare i danni prodotti all'istituto dal maltempo della scorsa settimana. In questo periodo gli studenti non staranno però a casa, per loro infatti è stata trovata una soluzione alternativa. Due sezioni, la A e la F, sono ospitate alla Anna Frank, mentre i ragazzi di B, C, D ed E si sono seduti nei banchi al Polo Universitario Uniser di Via Pertini. Le ditte, come sapete già, sono al lavoro fin dal giorno successivo a giovedì scorso, quindi da venerdì scorso. La situazione delle Raffaello, diciamo che è quella che strutturalmente è quella più compromessa per questo cordolo di gronda che ha subito lesioni e danni piuttosto importanti da doverlo rimuovere e sostituirlo, che questo è un elemento, diciamo, in più rispetto a quello che è accaduto alla copertura dell'edificio che ospita le Roncalli. La situazione di emergenza che avete trovato anche grazie alla collaborazione di due enti, la Uniser e quindi la Fondazione Caripit per quanto riguarda questo immobile e poi la collaborazione con la scuola Anna Frank che ha ospitato altre tre classi di due sezioni. No, io colgo, se mi consentite, colgo l'occasione per ringraziarli proprio pubblicamente della disponibilità. Non c'è stato nemmeno bisogno di concludere la richiesta quasi nel momento in cui c'è stato questo confronto, sia con il preside Biagioli per quanto riguarda l'Anna Frank, con il presidente della Fondazione Caripit, il professor Ivano Paci, e con il presidente di Uniser, il professor Pannini. Devo dire che veramente non c'è stato neanche bisogno di concludere la domanda per raccogliere la loro massima disponibilità nell'aiutarci a risolvere questa questione, insomma. E Roncalli e Raffaello, le due situazioni a livello strutturale più complesse sugli altri edifici scolastici comunali, a che punto siamo? No, diciamo che siamo a un buon punto, rimane da rimuovere il materiale esterno, soprattutto delle aree del verde scolastico, insomma, quelle di pertinenza alle scuole, però diciamo che sulle strutture siamo riusciti a intervenire anche nel corso dell'ultimo fine settimana, le ditte si sono rese tutte disponibili, per cui diciamo, già dal lunedì nel resto negli altri 61 plessi diciamo, c'è una condizione di normalità. Resta appunto la Filastrocca, l'asilo della Filastrocca che è ospitato all'area gialla e quindi anche in questo caso diciamo, la risposta alle famiglie è stata data con i mezzi a disposizione.